Emiliano Coltorti alla 23esima edizione di Voci nell'Ombra, un attore che si è affermato anche nel doppiaggio, riconosciuto in moltissime serie televisive, tra cui l'ultimo, diciamo, l'ultima fatica, Jared Leto in We Crashed. Quali sono le caratteristiche di questa serie molto particolare? La serie è un biopic e quindi comunque racconta la storia vera del protagonista, che è questo start-upper geniale, tuttora in attività, israeliano. Con lui e Anne Hathaway che interpreta la moglie. La caratteristica della serie è che ha un ritmo molto dilatato, molto epico, molto pieno, molto drammatico, racconta la storia di persone, ma è una storia più grande in qualche modo, come tutte le belle storie sono, dalle favole in giù. In particolare è stato bello per me lavorare su quel personaggio, non soltanto perché Jared Leto è davvero un grande artista e un bravissimo attore, ma perché interpretando questo personaggio che è un israeliano, lui l'ha fatto con un accento israeliano in originale. E quindi Fabrizio Pucci, il direttore, mi ha detto no, facciamo la stessa cosa, anche noi, cerchiamo di trovare la sua sonorità, di trovare le sue note. E siccome comunque l'israeliano è una lingua nelle sue fondamenta araba alla fine, le sonorità sono quelle, e io ho già lavorato su altre cose di questo genere, qui avevo già un po' l'orecchio. Ed è stato un lavoro fighissimo, perché all'interno di quella difficoltà in più, tra virgolette, quindi del dover riprodurre un certo tipo di sonorità, di melodia, ci va sempre messo alla ricerca del senso della recitazione, che è la verità, che è l'emozione dietro. Un esempio di qualche frase detta come la Newman. Il tipo di melodia era più o meno questa, quella di Newman. Parlare a un strano accento e certe parole che non sono proprio uguali nella dizione, ma soprattutto nella musicalità. È questo. Difficoltà di trasponderlo dall'inglese fatto in questo modo, perché mi dicevi che il suo inglese non era proprio strano. Era proprio con questo accento fortemente israeliano, ma è un lavoro bellissimo. Io tanti anni fa mi ricordo addirittura cantato in ebraico antico su un doppiaggio di una cosa italiana con il consulente che è esperto di ebraico antico. È stato molto particolare, ma io mi diverto tantissimo quando ci sono cose che rendono più difficile, sì, ma più ricco, più pieno il lavoro. È bello. Per esempio un'altra serie, anche quella borderline, quella su Dahmer, come no, il serial killer, mamma mia, bellissima serie, dolorosissima, emotivamente devastante, ed è stato un lavoro che ho amato fare, perché Evan Peters ha raggiunto delle vette incredibili in quella serie, recitativamente parlando, ha fatto veramente qualcosa che raramente si vede, ha raggiunto veramente livelli pazzeschi, maestria assoluta, e la serie tutta è molto bella, quindi da attore entrare in quella realtà emotiva, dover trovare quella dimensione di umanità comunque, perché era una persona, ma con questo mondo terribile dentro, che è quello che lui in prima persona viveva, è stato emotivamente logorante, ma di una soddisfazione pazzesca, pazzesca. È un altro regalo meraviglioso che mi fa il mio mestiere. Qual è il personaggio che ti è rimasto, per concludere, il personaggio che ti è rimasto più nel cuore di tutti quelli interpretati? Sono veramente... C'è qualcuno che qui dice, ecco, lui... Sono veramente tanti, perché ho avuto tante fortune nella mia carriera. Ho risposto alla fine in maniera simile anche a una domanda poco fa, perché sì, c'è Lex Luthor in Smallville, è uno dei personaggi, dei primi personaggi che ho doppiato protagonisti, poi da nerd della prima ora, quando ancora la parola non esisteva in italiano, doppiare l'antagonista di Superman è stato pazzesco. Rosenbaum è un bravissimo attore, anche lui un attore teatrale, ma aveva anche una voce bassissima da subito che non avevo io a quell'età lì, quindi anche tecnicamente è stato molto faticoso, che mi ha insegnato tanto. E a tutt'oggi rimane uno dei personaggi per i quali io per primo, ma chi mi sta intorno mi si ricorda di più, per cui mi chiedono spesso, mi dicono grazie, tu eri Lex Luthor, fantastico, quindi gli sono molto legato, anche di carriera ha significato un bello scalino per me. Grazie mille Emiliano. Grazie a voi. Grazie.